rappresentando il sindaco De Luca, sta ultimando qualche intervista. Dicevo, oggi dopo i saluti entreremo nel vivo di questo dibattito, perché il tema dei collegamenti stabili tra la Sicilia e il resto d'Europa è diventato ormai all'ordine del giorno. Come sapete, è inutile ricordarlo, lo dico per il distratto che sono sindaco, prego, si è pronto. Lei è avvezzo anche ai microfoni, si organizza spontaneamente. È un tema che è entrato nel dibattito pubblico, finalmente se ne parla in maniera costante. Allora oggi vogliamo dare un contributo al dibattito, soprattutto per la presenza dell'onorevole Stancanelli, che ovviamente rappresenta, come dire, la Sicilia in Europa, e su questo non fare bene per la sua azione politica, anche per raccontarci come l'Europa in questo caso percepisce questa. Allora io non perdo più chiacchierando, intanto la parola al sindaco De Luca, che è padrone di casa in quanto territorialità, però da Ordine e Sant'Alessio sono pezzi catanesi, sindaco, con tutto il diamo. Ma d'altronde, quando si parla di gioielli, sono patrimonio di tutti da questo punto di vista. Intanto grazie per questa iniziativa, l'onorevole Stancanelli, con quale abbiamo parlato mesi fa, e con quale ci siamo confrontati su quelle che sono le ulteriori patologie che stiamo scontando in relazione a un momento che dovrebbe vederci protagonisti, in considerazione che ancora abbiamo la medaglia come meridione di essere il territorio più scarpato dell'Europa, e quindi in conseguenza di questo ci vengono assegnati 200 miliardi. Questa è punto di partenza. Nessuno si metta questa medaglia al petto, anche perché se qualcuno pensa che è stato bravo a trattare di avere 200 miliardi, io gli dovrei dire allora cos'è la causa del fatto che noi siamo più scarpati. Quindi partiamo da questo presupposto. Questi 200 miliardi servono per portare il meridione ai livelli di una condizione di equità rispetto agli altri territori sotto il profilo socio-economico e infrastrutturale. Lo sappiamo. Sappiamo anche la frode che abbiamo subito nella suddivisione delle risorse centro-nord e meridione. 40% direte voi, come dichiarano i documenti, non è vero, una grande palla, perché il gioco delle tre carte ha portato anche a inserire nel recovery plan tutte le infrastrutture che negli ultimi 20 anni non abbiamo avuto la capacità di attuare e rendere infrastrutture, cioè finanziamenti, FAS, DTT ed altre sigle strane che vi risparmio, e questa è la premessa del ragionamento. Quindi cosa avremo alla fine? Forse un 10% concreto rispetto a quello che era un 75% di partenza che il meridione doveva avere. Questo è fondamentale tenerlo presente. Ho fatto un documento molto pesante a primi di marzo e abbiamo scritto allora ancora c'era Conte, poi Draghi, e abbiamo messo in evidenza l'argomento stesso, tutta la documentazione da sindaco della città metropolitana, che se non ci sono a farmi prendere in giro per l'ennesima volta. Questo è il punto. Però io oggi, e vado alla conclusione del mio intervento, non voglio parlare delle strategie, lo farò magari quando farò il presidente della regione siciliana. Io oggi voglio fare un altro punto, che è quello del soggetto che si ritrova a scontare le nefandezze di uno Stato e di una regione che ragiona come il partito del combinato disposto dell'articolo 8 della pesca, cioè fai le norme e poi sotto il profilo pratico non ti rendi conto che quelle norme sono inattuabili. E voglio consegnare da questo punto di vista proprio al sottosegretario Cancelleri e all'assessore Falcone i casi pratici. Si tratta semplicemente di, proprio per il tema di infrastrutture, è la realizzazione, proprio perché siamo qua in questo territorio, di due svincoli autostradali all'interno, percorso iniziato negli anni 94, io ero assessore della metropoli del Comune di Giovenese, e Santa Teresa di Riva, percorso iniziato nel 2012, quando ero sindaco di Santa Teresa di Riva. Cosa succede? Allora, da un lato, per quanto riguarda qui il sistema regionale, ci ritroviamo, ed è questo il vero tema, qua se non si mette mano in termini definitivi alla riorganizzazione della burocrazia,
con uomini al posto giusto che amministrano, il tema delle risorse non si tradurrà mai in spese, quindi in infrastrutture. Ecco cosa io pongo oggi. Allora, tema specifico che dimostra la palissiana. Noi ci ritroviamo come città metropolitana, titolari del Masterplan, con 300 milioni di finanziamenti già del 2016. Siamo stati bravi a frazionare la spesa, 102 progetti della città di Messina, Napoli uno solo. Quando mi sono insediato nel 2018, la città di Messina era l'ultima in capacità di spesa del cuore di tema finale, e sia per il Masterplan sia per quanto riguarda il Pomerlo. Dopo 3 anni siamo in primi. In Italia in capacità di spesa per quanto riguarda con metro, secondi per il master plan, perché prima in Napoli abbiamo solo progettuale e non 90 e non 100. Ma tutto questo perché è stato possibile? Andiamo a vedere. Perché io ho messo mano esattamente nel mio piccolo alla riforma della burocrazia. C'avevo 23 dirigenti e sono stati ridotti a 9. C'erano 20 pisciatori alias dipartimenti che erano condotti dai dirigenti, li ho ridotti a 8. Questo cosa mi ha consentito? Di evitare il tema della mia, competenza tua, eccetera, eccetera, e ridurre i centri di costo, i centri di spesa e fare questo salto. Questa riflessione che consegno, ovviamente, e non è guardata in fuori tema, perché per quelle che sono le battaglie, come l'onorevole Stancanelli si conducono in ambito europeo per far rispettare quelle che sono le specificità dei nostri territori, o c'è quella battaglia di retrovia che è quotidiana, che fanno gli amministratori, i sindaci e i presidenti di regione, se ci sono ovviamente soggetti degni di questo nome. E naturalmente questo significa arrivare poi a semplificare quelle che paradossalmente ormai è l'elemento che condiziona anche i destini politici, perché è inutile che tu hai centinaia di miliardi di finanziamenti e poi non sei in condizioni di spendere. Il decreto semplificazione, tanto per farvi un esempio, ci ha bloccato. Semplicemente già solo sono